c'è quindi il calcio di punizione in favore del Napoli. Napoli che ora può crossare, lo ribadiamo, perché c'è Petagna al centro dell'area e c'è ora proprio un cross che potrebbe arrivare dalla sinistra in favore del Napoli su questo calcio di punizione. Conta i passi il signor Di Bello, sezione Brindisi. Si sistemano Callon e Rovella in area di rigore a far da barriera. Ce ne sono 6 per il Napoli, perché c'è anche Fabian Ruiz, Koulibaly, Manolas, Petagna ed Elmas. Sono in 6. Un as leggermente fuori dall'area di rigore, parte il cross di testa, gol! Petagna, 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 Petagna di testa, va a segnare il gol e va sotto la curva dei napoletani e va a esultare. Petagna, Petagna segna il gol del 2-1, un gol di rapina, se l'aspettavano, alta! Alta la palla, invece era lì a mezza altezza e lui da uomo d'aria, da rapinatore, segna il gol. Petagna 2-1, regala un gol fondamentale e riceve ora l'abbraccio di tutti i suoi compagni. Anche il capitano Insigne va ad abbracciare Petagna, che ora riceve il 5 da Spalletti, l'abbraccio anche con l'allenatore. Chissà, andrà via, rimarrà. Certo è che Petagna ha dimostrato che in aria lui si fa rispettare. Petagna, Petagna, eroe del momento in questa partita. Siamo arrivati all'85esimo e cantano i tifosi del Napoli per questo nuovo vantaggio